Ciao a tutti, rieccoci, rieccoci qui. Eccoci di nuovo in live. Bene, bene, bene. Hai diciato tutto schermo. La comparsa, pluffete. Perfetto. Ok. Tanto un po' di effetti speciali e poi si parte. Allora. Pronti a riprendere, pronti a riprendere. Ah, ok, ecco. È partito adesso. Ok. L'ingranaggio gira, gira. 360p, va bene, perfetto. Ottimo. Che bella che è la musica di Max Payne, eh? Cavolo. Vai. Allora. Oh sì, siamo arrivati a Una Dick notte Justice. buia e violenta. Dick Justice Senza offesa, solitario ma preferirei poliziotto in guardare fuga, Dick Justice piuttosto accusato che il tuo dell'omicidio culo di una rivestito di propria pelle. moglie. La sua vendetta lo trascinerà nelle trame del crimine, nei luoghi più oscuri della città. Vai, ascoltiamolo. Era macabra come la morte. Mi sentivo a casa. Spacciatori strappati nei loro abiti firmati uscivano da ogni dove. L'unico vestito che avrebbero indossato stanotte sarebbe stata una cerata per cadaveri. È Dick Justice! Prendetelo! Prenditi quel brutto poliziotto! Il tuo processo si terrà all'obitorio. Avevo una smorfia permanente sulla mia faccia. Ero la personificazione della vendetta. Facciamo una cosa, ricarichiamo, che volevo fare un bel strong save qui. Ecco Una fatto. notte buia. Salvato. E violetta. Vai. Dick Justice. Il parcheggio delle auto usate di Vinny davanti a me. Dovevo trovare l'ingresso dal fondo della strada. Bastardi. Potrebbero servire dei rinforzi. Come i vecchi tempi, quando ancora... Ah, eccolo! Ciao, lunga vita e prosperità. Jeb, buonasera, buonasera. Bentornato, bentornato, vai che spammo di emote, la manetta. Ecco qui. Gli atominobi. E anche lei può spammarle, eccole lì. Come va, come va? Come va, Jeb? Noi siamo qui a divertirci con il buon Dick Justice. Ah, è vero. Adesso torno da Dick Justice perché è divertente questa parte. Intanto faccio un salto nel vuoto. Ok. Ciao Shadow, lunga vita e prosperità, bentornato. Buonasera. Come va, ragazzuoli? Oh, intanto vi spammo gli orari, va? Vai bot, fate il vostro lavoro. Minchia, non ce la facevo più a sentire la musichetta dello streamer che stavi ostando. Ah, Annie Feeder. Troppo rilassante, troppo. Scusate il ritardo, ma dovevo fare il rutto, il ruttino post-cena. Tutti lo facciamo, non mentite che voi lo fate. Sono molto rilassanti le musiche di Annie Feeder.
E praticamente è una ragazza giapponese che vive in America e è andata a vivere in America, questo l'ha scritto tutto in chat ovviamente, è andata a vivere in America perché in Giappone era invivibile la situazione. In pratica aveva uno stalker che viveva fuori da casa sua, state un po', e lì non si può fare niente, non c'è nessuna legge che vietasse a sto qua di stare di fronte alla casa di questa ragazza, quindi lei ha preso e se è andata in America e ha detto si vive alla grande. Sì, adesso sta molto meglio. Scusate, ritraggo il microfono. Tutto a posto, grazie. Tutto ok Shadow? Tutto ok anche Jeb? Fa piacere, Jeb. No, la musichetta giappo elettronica sintetizzata, allucinogena. LSD. Allora era lei, maledetta. Allucinogeno. Gratis, allucinogeno gratis. Stava a mettere musichetta e se ne sarebbe andato lo stalker. probabile. Gli stalker sono l'ordine del giorno in Giappone. Sì, che bel posto, eh. Lasciamo il Giappone ai giapponesi. E gli hentai che vengano pure a noi. Andiamo da Justice. Senza offesa. Solitario poliziotto in fuga. No, sta zitto. Buia e violetta. Senza offesa. Ma sta zitto, Barbone. No, mi ero tutto il guardo. Oh, io fa il culo. Big Justice. È un solitario poliziotto in fuga. Accusato di una vittima. La propria moglie. La sua vendetta lo trascinerà nelle trame del crimine. Nei luoghi più oscuri della città. Me fa morire questo brevissimo episodio di Dick Justice. La notte era macabra, mi sentivo a casa. Spacciatori strafatti nei loro abiti firmati uscivano da ogni dove. L'unico vestito che avrebbero indossato stanotte sarebbe stata una cerata per cadaveri. Prendetelo! Prendete quel fottuto poliziotto! Il tuo processo si terrà all'obitorio. Mi piace. Justin, mi piace tantissimo. Avevo una smorfia permanente sulla mia faccia. Ero la personificazione della vita. Si pare che sono le palle. Su Dick Justice. Chi suoi? Piacere di conoscerti, mio carissimo. Ecco fatto. Lascia che mi presenti. E non ricarico, ovviamente. Cazzi suoi. Se direbbe di Justice ai giapponesi, veramente Shadow. L'unico vestito che avrebbero indossato stanotte sarebbe stata girata per cadaveri. Ma ciao Arianna, lunga vita e prosperità. Arianna, ovvero Moon Presence. Ciao. Bentornata. Hai visto chi c'è? Guarda che bello, vi rincontrate. Già un po' di tempo penso che non. Che tu e Jeb non vi ritrovate nella stessa chat o nella stessa live, comunque. State la musichetta. Andiamo. È una serata un po' di pioggerellina, eh. Classica pioggerina. Il parcheggio delle auto usate di Vinny davanti a me. Dovevo trovare l'ingresso dal fondo della strada. Eccolo qua. È là davanti. Dobbiamo arrivare là davanti e. Bastardi. Partiamo dall'altro. È bellissimo. Ciao belli. E anche per loro cerata per stasera. Serata elegante per loro. Via. F5. Non so perché. Quando ho preso Max Payne 4. Max Payne su PlayStation 4, perdon, il primo. Non c'era F5, mancava tantissimo. Adesso non so perché su Max Payne 2, che l'ho preso per PC. F5 lo uso una volta. Morte di papa. Mannaggia, che io sia maledetto. Ok, Otto, chat, lascio andare il video mentre lavoro. Oh, grande Jeb, grande,
so cosa stai facendo, è una figata, bravo, complimenti davvero, di nuovo te li rinnovo a voce, poi magari ci sentiremo su qualche altro programma, però intanto ti rifaccio i miei più vivi complimenti e sinceri. Ti ascolto ma non chatterò molto. Comunque il rumore della pistola deve essere campionato dal cannone di un Panzer, tipo quello di Resident Evil Eol per PS1. Probabile, un bel Panzer. Ah sì, ma i vecchi tempi quando ancora spacciavamo. Oh, questo è all'inferno. Ah, salendo le scale nel frattempo sti stronzi. E gli specchi funzionano. E si possono anche rompere, ma si vede lo stesso la faccia di Max. Grande. Mi conosce, sa quanto adori gli specchi dei videogiochi. Grandi assenti nei titoli recenti. Allora. Consiglio dei grandi assenti. La vera. Sì, 10 assenti. Ufficio sinistri, ufficio raccomandazioni. Dico fantocci. Intanto lo cito anche se non c'entra niente. Oh, qui ci sono buoni simboli. Le buone scritte e simboli nel palazzo e qua fuori la scritta che richiama la Valchiria, la droga che nel primo Max Payne spopolava, insieme ad altri termini relativi alla mitologia norrena, Ragnarok, Aesir Corporation e buone, dopo non mi ricordo. Allora, qua è chiuso, ok, questo è un posto bonus. Malus, vai, saliamo. Ok. Facciamo. Ho dimenticato di te. So che male. Doppia curata, salvataggio rapido. Lasciarlo scappare. No, mandato all'inferno. Oh, sono in una brutta posizione. Lasciamo che si massacrino tra di loro. E qua si stanno scontrando gli sgherri di Vinny Gognitti e di Vlad. Sto mischiando i due nomi. Flaviddi. Messo. Saliamo. Prima su. Così togliamo dei piedi eventuali attentatori. Ci colpiscono dall'alto. Quindi? Cos'è questo silenzio irreale? Fuck you! È scritto là. Né scritte quelle di Cortesi. E beh, tutti vogliono bene a Max. Questa è l'ennesima dimostrazione dell'amore nei suoi confronti, povero Max. Allora. Smettila di fare là, sennò ti romperai il collo! Non badare a me stesso. Vieni qua fuori. Col cazzo, soffro di vertigini. Riporta il tuo culo qui dentro. Oh merda, sto per vomitare. Vedi, non si sarebbe potuto rompere nemmeno se ci avessi provato. Fa il cretino, sì, si alza e si abbassa. Merda, dannazione! Tutto bene laggiù! Stai bene? Te sta bene! Inferno! Divertenti le scenette. Saliamo ancora un pochettino. Sempre più su. Maledizione! Wow! Oh, Max It! Scusi, signore. Potrebbe dare a una gentile ragazzina stralunata alcune indicazioni? È la prima volta che vengo in città. La serie preferita di Dragone? Signore, qui è tutto così grande. Posso provare?
Devi aiutarmi, però. Oh, sì. Oh, sì. Ciao, Piuma, buonasera. Come stai? Passata la febbre? Sì. Anche questa è la mia serie preferita. Sento. Capolavoro. Ragazzi. Mi dispiace, abbiamo condiviso questo momento porno insieme, ma adesso basta. Mi dispiace per voi. Munizioni per lo Striker, buono. Lo Striker è bello potente. Mi piace assai. Sempre più su? No, sempre più su, cacchio. Non so. Dove voglio andare sempre più su? Sempre più giù. Sì, scusa, diceva il Jeb. Intendo dire il suono della Colt Magnum di Resident Evil per PS1. Ho saltato roba per la fretta, ma vai tranquillo, Jeb. Ci mancherebbe. La Magnum, ok. Sì, anche quella Desert Eagle ha un suono bello, bello pieno. Oh. Così si fa. E una volta sapevano mettere i suoni nei videogiochi. Sono accorto che cercavi nella memoria il famoso Panzer di Resident Evil, il quale non esiste effettivamente in quel gioco. Sì, in effetti, non ricordavo ci fossero carri armati. Peccato, non sarebbe stata una cattiva idea. Resident GTA. Allora, ricopri i messaggi, ma figurati Jeb. Ti faccio vedere una cosa carina che ha fatto per me. Ah, ho capito. Interessante questo episodio, sì, Shadow. Decisamente. Molto meglio, oh, fa piacere, Piuma. Yeah, brava. Mi hai mandato a casa l'influenza, ottimo. Quindi si torna al manico, ma al lavoro. Sei distratto un momento, sì, eh. Sto bene, grazie, Piuma, sto bene. La tizia porno sembra a me quando mangio la parmigiana. Che immagine. Però fatica a levarmi questa immagine, cioè, beh, te lo dico. Già Johnny pensa che ci scambiamo foto nudi e poi dopo questa. Ci fosse Dragone ora avrebbe fatto un sì, sicuro. Arianna. Ah, forse il messaggio del Nightbot, Jeb. Il suo unico, è vero amore, è Bloodborne. Chi volesse fare il provolone è stato avvisato. Andiamo di sotto. Allora, qui abbiamo già ripulito la stanza, sì. Questo è il punto in cui si va avanti, si prosegue, sotto. Ma hai pensato a una fuga? È quello che faccio tutti i giorni. No, volevo dire traslocare, lasciarla, darci un taglio. È questo il problema, ti lasci trasportare troppo dalle emozioni. Forse hai ragione, ma non tutte le scelte sono facili, come scegliere tra baciare e uccidere. Immagino tu abbia ragione. Grazie, Vegas. Ehi, non fare il melenso con me. Rimani qui. Darò un'occhiata al piano di sopra. Ok, arrivano. Via. Grazie per averci avvisato che stavate salendo. Oh, abbiamo le munizioni al massimo per il buon Kalashnikov. Un'arma che ben si adatta a varie situazioni e a vari videogame. Grande Jeb, spammate tutti. Lato emote. Ottimo, soprattutto in vista di dragoni provoloni. Esatto. Ah no, non fa mai provolone. No. Oh, brutti stronzo.
Ok, buon temponi. Dove che erano i due che facevano i cretini alla finestra? Qua sopra? Di qua? Esatto, ok. Salviamo. Questo imbecille ha spezzato... Oddio! Niente, meno male che ho salvato. Questo imbecille ha spezzato un asse di legno. Ok. Ok, dovete fare il bucato? Aspetta, aspetta, aspetta. È troppo bello che lo specchio riprenda tutto. Tac. Tra l'altro anche in tempo reale, praticamente. Hop, hop, hop. Basta giocare con la lavatrice. Allora, salviamo. Hey, dove diavolo sei stato? Perché ci hai messo così tanto? Ah, questi sono tre imbecilli. Sei il rimpolso di Vinny che ha promesso ce l'avrebbe mandato il don, vero? Quali altri? Sono rimasto solo, i curitori hanno fatto il resto. Maledizione! Ci stanno uccidendo come mosche! Un'arma in più è sempre meglio di niente. Ok, andiamo! Ho visto quello che è successo con... Bene, stiamo andando. Dobbiamo tenere il dipendente di Vlad. Certo. Lasciamo che se ne occupino, occupino loro. Andate pure avanti, fatevi uccidere. Siete carne da macello. Tante stone gogni. Ehi, basta! Abbiamo un lavoro da fare. Tanto se non ricordo male, alla fine del lavoro ci riconoscono. Davvero. State attenti. O comunque sanno già chi siamo. Arriveranno i ripulitori. Vogliono una mano e poi spararci alle spalle. Dai, dai, dai. Fatevi massacrare questo nostro. Come si sanno fare, oh. Andate, andate. Tralala. Guarda là come saltano giù. Oh, sono pure le molotov, eh. Sanno fare. Ancora tutti e tre vivi, ma che cacchio. Ma, vabbè. Invece provo a tenermi vivi. Adesso... No, ok. Due sono morti. Sparagli! Ok. Codardo. Ok, perfetto. Mi sono morto. Occupiamoci. Ah no, non è che ci riconosciamo da tre, ma il loro amico qua giù dice, ma non riconoscete, ma spegni, sparateli. Ecco fatto, invece così ci hanno aiutato. Sono leggermente feriti, ma fatti. No, 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 via, 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 via. Mamma mia. Miei grandi attacchi di boss. Ciao, Ariken. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come va? Raccogliamo un po' di munizioni da questi... Questi qua. Beh, perfetto, perfetto. Anche tu, grazie. Che si vuole di più dalla vita? Ci manca solo un antidolorifico e poi meglio di così non potrebbe andare. Lasciamo perdere un attimo. Ah, giusto qua, è chiuso. Reazioni pericolose. Attenzione, attenzione. Urca che è entrata in scena. Lasciamolo in compagnia delle esplosioni. Perfetto. Ottimo. Ah no, era uno che stava morendo. Ecco, vi ricordate il disegno da Vlad? Eccolo qua! Assolutamente no! No, Pain, non tu! Perché sempre a me? Pain, mi devi aiutare! C'è una fottuta bomba qui dentro! Se muovo la testa esplode! Ciao, ciao, Vinny!
Sei un fottuto poliziotto! Devi aiutarmi! Com'è potuto accadere? Il russo mi ha preso per il culo! Benvenuto nel club! Ti posso aiutare a prenderlo? Posso farlo, lo giuro! Tirami fuori di qui e ti aiuterò! Ok, affare fatto. Che mancello qui, dobbiamo tenerlo in vita. E arriva un sacco di gente, hanno pure i visori notturni. Stanno venendo a uccidermi, devi proteggermi, dobbiamo andarcene da qui. Passeremo dal cortile sul retro. Non diedi peso alla promessa di Vinny, ma avrei fatto qualsiasi cosa per complicare i piani di Vlad. Pain, coprimi! Coprimi! Dobbiamo andarcene! Rilassati, rilassati! Pain, cosa stai aspettando? Fermali! Uccidili! Uccidili tutti! Va bene, prima dammi qualcosa di buono. Non hai degli antidolorifici nascosti qua? No, però ho delle granate, bene. Aiutami! C'è le mani da Vinny. Sono demente. È troppo buffo. Troppo buffo per lasciarlo morire. Urca, hanno buttato anche i fumogeni. Andiamo, Pain, andiamo! Se non ricordo male, saltano dentro dal muretto là dietro. Curiamoci. Oh, eccoli, cazzo, appunto. Dal muro. Mi devi tirare fuori di qui. Eccoli, sentito? Ok. Avete sentito, bastardi? Morirete! Morirete, fottuti bastardi! Calmo! Il tempo calmo! Guarda il trifone! No, ottimo il Krasnikov! Tende di ficcarsi per la distanza! Non consiglio per gli acquisti, ma fa niente. Orca, arrivano ancora. Ok, vediamo se qua c'è qualcosa di bello. Sì, eccoli qua, neanche dove. Facciamo un bel F5, fin tanto che lui ha messo abbastanza benino. Eccoli. Dai, lì, 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 lì. Però per divertente, i proiettili rimangono sospesi così, cioè il boss li, pardon, e piantala. Oh, bestia, quanti sono? Oh! Grande Max. Ok, Pain, da questa parte, corri! Aspetta, un attimo, no? Ti hanno lasciato giù il ben di Dio, hanno lasciato giù. Non puoi abbandonarmi! Non posso passare attraverso la porta! Torna indietro! Sei uno sbirro! Vinny stava per pisciarsi sotto. Avrebbe cortocircuitato la bomba facendoci esplodere entrambi. Bisogna stare vicini, no? Ce ne sono altri! Pain, trattienili! Uccidili! Non farli arrivare qui! Stai fermo! In pace, Vinny! Da questa parte, Pain, possiamo uscire da qui attraverso la porta sul retro. Ma non ci passi. Oh merda, non ci passo. La bomba esploderà. Merda, Pain. E ora pensa, Vinny. Ok, torneremo indietro al corridoio. Prenderemo l'ascensore e saliremo da me. Usciremo da lì. Andiamo, Pain! Dai, va bene. Prendili, Pain! Devi proteggermi! Dobbiamo raggiungere l'ascensore! Ma come si gettano dentro la finestra? Siete atletici, eh? Però non potete schivare i proiettili. Bravo, Vinny. Così ci piaci. Non uccidere! No! C'è addosso una bomba, pazzi! Qui ci sono gli antidolorifici. Esatto. Ti copro io, vai. Giù. Sbrigati, Pain! Mi stai facendo uccidere! Ma che dici, oh? Meglio di così. Forza!
Non posso aspettarti, Pain! Devo uscire di qui! Sbrigati, dannazione! Oh, adesso sono questo! Qua. Ma no, bastardi! Non posso aspettarti, Pain! Devo uscire di qui! Sbrigati, dannazione! Ouch. Sempre più rallentata l'azione. Meglio per noi e peggio per loro. Ai ai ai. Sto andando, usa le scale. Ah. No, grazie. C'è ancora qualcuno? No, basta. Andiamo, andiamo, saliamo in casa da Vinny. Eccoci, Vinny. Oh, sei? Allora, recuperatevi i messaggi. Bene, bene, fa piacere, Arken. Ottimo. Tutto a posto, grazie. Che dice Bugs? Mona, stanno provando... Le Mona, che dicono? Non stanno bene, dai, sono in salute. Sono in salute nonostante tutti i proiettili che hanno preso, però... Hanno controbilanciato con gli antidolorifici. Vanno alla grande. Stavo provando un mutant. Devo dire che mi sta colpendo. Oh, interessante. È un buon gioco. Allora, sempre stato, mi è sempre interessato il trailer, fin dal trailer. Non ho grandi aspettative, non me ne faccio più, altrimenti dopo rimango deluso. Ma che è quel pupazzoide? È Vinny Gonitti. Esatto. Esatto, piuma. Mi schiumi. Sta missione mi fa sempre ridere da morire, sì. È troppo divertente. Vieni cogniti, conciato in questo modo. Fa lo stesso suono della pallina della mia cagnolina. Ma nei videogiochi c'è tutto. Panettieri, pallina della cagnolina. Arianna Sekiro. Ho sentito oggi i giapponesi pronunciarlo. Sekiro. Interessante. Devo ancora recuperarlo. Però se dicevi ad Arianna, no, devo ancora recuperarlo, Vampir. Tre Sekiro, lo prenderò di sicuro. Fermali! Fermali! Un solo proiettile potrebbe innescare la bomba! Urca! Bastardo! Posso prenderla? Bastardo! Che volo che ha fatto quello! Vai, vai, vai! Ai, 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 che mal! Difficoltà massima non è per niente semplice. Anzi. Cosa? Sono un collezionista. Eh sì. Sai quanto vale questa roba? Te lo dico io, fottutamente troppo. Non è una cosa da sfigati. Sono un collezionista io. Una cosa da sfigati. Un sacco di gente con le palle adora questa roba. Frecchi adorava questa roba. E certamente aveva le palle. Aspetta di vedere come venderò la collezione online. Vedrai. Adesso. Vedremo chi è il fesso quando sarò milionario. Addirittura. Dobbiamo uscire da qui in qualche modo. Dobbiamo trovare una soluzione. Pensa, Vinny, pensa. Aspettate, aspettate che gli facciamo un bello scherzo. No, non ha visto. Accidenti. Pain, dobbiamo scappare dal balcone in qualche modo. È l'unica possibilità, Pain. Devi uscire e assicurarti che la via sia libera. Capitan mazza da baseball. Occasioni al volante di Vincent. Sono Vinny. Lasciate pure un messaggio. Sono presenti 3 nuovi messaggi. Vincent. Sei andato contro il mio volere. E ora ritorni a chiedere aiuto. Ti avevo detto di non fare la guerra ai giusti. E l'hai fatto. E ora vuoi che ti mandi altri uomini. No, Vinny, abbastanza. Hai voluto la bicicletta e adesso pedala. Sono presenti 2 nuovi messaggi. Fantastico, anche Don Vito Corleone che lo chiama.
Quando giochiamo a guardie e ladri e io faccio lo sbirro, non devi prendermi a botte, stronzo, che non sei altro. Oh, ti sei fatto prendere la mano. Beh, lascia che ti dica una cosa. La pagherai. È presente un nuovo messaggio. Vinny Gognitti? Vladimir Lem sta venendo a prendere. Oh. Conoscendolo probabilmente si tratterà di ora. Lo sto facendo solo per mettergli i bastoni tra le ruote. Non farti strane idee. Non sono presenti nuovi messaggi. Maxit e Laura Norder in Mac. Oh, bello! Vai, vediamoci insieme un episodio di Capitan Mazza da Baseball. Le avventure di Capitan Mazza da Baseball. Episodio 169. La battaglia finale tra i demoni di Maxwell e Capitan Mazza da Baseball avviene sull'astronave segreta del cattivo che è nascosta dietro la luna. La ragazza Ciclo Elmo penzola su frammenti velenosi di fuoco ghiacciato. Sciovinista. Il demone di Maxwell spalanca le ali nere e attacca, sparando alternativamente dei missili lenti e dei raggi veloci in direzione di Capitan Mazza da Baseball. Basi occupate! Grande slam! Grande! Go! Episodio finale! L'ultimo spoiler! Del prossimo episodio delle avventure di Capitan Mazza da Baseball! Mi piace lo stile gioco di XCOM, si sentirà a casa con Mutant, dice Arken. In aggiunta un sistema ibrido e una narrazione che sembra ben fatta. Oh, buono sapersi, grazie. Grazie Arken, ottimo. Bello XCOM. Bello, bello. Interessante, interessante. Che Jeb che portò in live XCOM 2 probabilmente sarà interessato. Pazzesco lui, ogni gioco... c'è tutta la mia vita praticamente, porca pupazza, veramente. Veramente, Arianna, cavoli. Non so se consigliatelo Vampir, mi dice Jeb. Ha un ritmo insolito, a me sta piacendo, ma è davvero troppo imperfetto. Aia, aia. Fa male al mio cuore di videogiocatore. Soprattutto su PS4, mio Dio, i caricamenti ti succhiano via l'infa vitale. È la madocina. Ci vuole Ash. Ti succhierò l'anima, vieni a prenderla. Porca zozza. I caricamenti proprio, insomma, comparto tecnico un po' così così. Ti succhia la vita, esatto, Arik. Nel senso che sembra fatto apposta, esatto, Diana. Che nei giochi ci sia qualcosa che in realtà ho, soprattutto dei miei vicini con annessi panettiere, verduraio, idraulico. In bianchino. Quindi sto Mutant è valido, che The Shadow avevo visto qualcosa e mi intrigava, ma non mi informai oltre. Sembrerebbe. Millimetri vendicatrice americana. Ah, non ci dice niente. Qui? Antidolorifici, bravo, bravo. Oh merda, stanno arrivando! Sono sul balcone, dovevamo andarcene da lì! Pain, fai qualcosa! È un attimo. Non mi hai fatto vederli. Adesso ci muore. E sarà da divertirsi. Nostra dieta. Salve. Grazie. Ok, cambiamo armi. Pensavano di prenderci di fianco. Sfigati. Possiamo uscire da qui. Casa base libera. Sfigati. Lui lo dice. Andiamo. Oh, streghetta.
scappa la camionetta. Wow, fantastico, questo meglio di così non poteva uscire. Oh, bene, anche Kalashnikov, facciamo rifornimento e poi via. Ce ne sono altri, ne arrivano degli altri. È un attimo, non fate uccidere il becille. No, su questa partita perché è una maledizione, per portare ma è ridotto uno straccio. Però dai, ci proviamo a tenere in vita. Dai, forza, non farmi questo, apri! Questo è un altro vero che qua. Fai. Il mitico Max. Mamma mia, anch'io sono messo malissimo. Perché mi stai facendo questo? Moriremo tutti. Mi odi a tal punto? Chiudi! Chiudi! E chiudi! Oh, antidolorifici. Bene, sali sulla rampa, presto! Tirami su. Aspetta. Possiamo uscire dal buco. Portami fuori, cazzo! Rilassati. Sei messo malissimo. Un salvataggio veloce a questo punto potrebbe voler dire rimetterci tutto. Carabina M4, vai. Precisa, potente. Vai, sali. Merda, merda, merda! Oh, merda! Oh, cazzo, 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 cazzo! Vengo a prendervi! Ottimo! Aspetta, Vinny, aspetta! Mamma mia, come è messo, non ha vita praticamente. Arrivo. Levati da davanti. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, Payne. Non ci posso credere, cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Aspetta, aspetta, cattar vittoria. E non c'è molto paro, ce l'abbiamo fatta. Falli fuori. No, 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 no. Porca vacca. Mamma mia, ci avete provato, eh? Sono preso io i proiettili destinati a Vini. No! Porca puttana, l'ho preso in realtà. Non l'ho visto. Va bene. Do. Ok, aspetta un attimo, Vini, che recupero i messaggi in chat. Idem, idem. Basta ciò che è il day one. Idem, idem, Jeb. Tanto recupero un messaggio di Yariken rivolto a Shadow, così potrebbe anche interessare i ragazzi che nel caso dovessero vedere questo video su YouTube. Ho giocato le prime fasi, dice Yariken, di Mutante, per il momento mi ha positivamente colpito. Il gameplay è ibrido, il combattimento è XCOM in tutto e per tutto, mentre fase esplorativa preparatoria del combattimento con fase stealth che ti consente di fare imboscate per avvantaggiarti. Tema post-apocalittico, mutanti e reietti, al momento di trama so poco e nulla. Vabbè, ottimo, grazie Ark. In Croazia mi è saltata la corrente. Orca miseria, bentornata, bentornata Piuma. Ma ti sei persa, eh? Stavamo portando in salvo Vinny, ma l'hanno picchiato alla grancia, l'ha colpito troppe volte. Siamo diventati dei pure, sparsi un po' su tutte le pareti del suo garage. Sta fermo? Sta fermo, Vinny, aspetta un attimo. Aspetta, Vinny. Vinny. Basta. Basta trollare il povero Vinny. Ok. Oh, porca zozza. No. No.
Troppo, tra l'altro troppo. Vai avanti, dai. Dai che ce la fai. Ma lol. Oggi questa porta. Ok. Dai che ce la fai. No, pessimo momento per salvare velocemente. Eh sì, a quanto pare. No. Dai che ce la fai. Nia. Aspetta, Super Mario. Fatto. Il metodo Super Mario funziona sempre. Andiamo, 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 andiamo. Salviamo prima. Vai. Ok. Qui salviamo. Niente, si è rotto pure Max Payne. Già. Già, già, Sharon, porca zozza. Ne sono altri! Ne arrivano degli altri! Non puoi! Fatto, fatto. Apri, apri, dannazione! Forza, non farmi questo! Apri! Occhio che adesso saltano giù. Vai! No, maledizione! Facciamo così, usiamo metodi convincenti. Ce ne sono altri! Ne arrivano degli altri! Un po' di granate. E via! Dai, che ce li abbiamo, è inutile tenerle. Dannazione! Forza, non farmi questo! Apri! Ho prendito un po' di confetti. Perfetto. Oh, cavolo, chiudi, chiudi. Perché mi stai facendo questo? M4. Mi odia tal punto. Chiudi, chiudi. Forza, vieni che ce la fai. Allora, buttiamo giù gli altri valorifici. Giù. Tirami su. Possiamo uscire dal buco. Portami fuori, cazzo. Perfetto. Altro che andare dal farmacista qua. E l'altro? Ce n'era un altro? No, no. È rimasto sepolto? No, non penso. Abbiamo seppellito addirittura gli antidolorifici. Vai, seppelliamoli tutti. Merda, merda! Oh, merda! Rilassati, rilassati, rilassati. Abbiamo già la nostra dose di stress. Povero Max. Arrivo, arrivo, arrivo. Carabina M4. Adesso possiamo anche salvare, dai. Vini, ha messo abbastanza bene. Dai, muovi le chiappe. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, Payne! Sta zitto! Non ci posso credere, cazzo! Ce l'abbiamo fatta! Non cattare vittoria troppo presto, che adesso arrivano. Eccoli. E via, volare, oh, ok. Dai, via, usiamo tutti gli antidolorifici. Ok, Payne, da questa parte, corri! Ma è stato fottutamente divertente, ma neanche più di tanto. Vinny aveva bisogno di Mona almeno quanto me. Proveremo a cercare Mona Sachs in gamba di disinnescare bombe. Sei pazzo? È cattiva come i russi. Fa parte della stessa fottuta cricca. Sei ingannevole. Ero così disperato da cercare Mona alla casa stregata. Ho una brutta sensazione. Ma, mio carissimo amico. Ups. Getta l'arma oppure faccio saltare la bomba. C'era una bomba che ticchettava nella mia testa. Nessun antidolorifico l'avrebbe disinnescata. Vlad e i suoi uomini se ne sarebbero andati dopo essersi occupati di me e di Vinny. Non sapevo in che modo Mona fosse arrivata lì. Potevo solo immaginarlo. Era evidente che stava inseguendo Vlad.
Era arrivata lì dopo che se n'era andato. Al contrario, sarebbe morto e lei non sarebbe venuta con me. Meno male. Mitica. Venne a prendermi attraverso le fiamme. Porca miseria. E si ritorna. Si ritorna nel parco a Teba. Vai. Per l'ultima velocissima volta, perché come vedete non ne rimarrà molto. Oh, streghetta! Via. Strada. Cacchio, si brucia, fa caldo, fa caldo. È troppo caldo. Venne a prendermi attraverso le fiamme. Streghetta giù da basso. Ok, giù. Ops, chiuso. Cavoli. Apri di sesamo. Una grana, aia. Mettiamoci insieme agli scienziati qua, dai. Scienziati. Gli psichiatri, vai. Ok. Vacca miseria. Venne a prendermi attraverso le fiamme. Buono, questo non mi ricordo come si fa. Dove bisogna andare? Vai. No, di sicuro, va per forza. Poi dentro questa faccia sorridente, no, qua tra pochi le fiamme prenderanno il sopravvento. Capperi, e no, aia. Venne a prendermi attraverso le fiamme. Più o meno. Non mi ricordo dove si vada, ma fa niente adesso, veramente. 8,9 per la capriola Lara Croft. E partono i voti. Una brava. Non c'è un modo per evitare tutto ciò, no. Però si porta avanti. Ok, si può. Lo faccio. No, occhio che scoppia tutto. Via. Ok, questo che macello. Ah, qua, cavolo, ma pensa a te. No, si è rotto il fenicottero, ma dai. Non ci segue ancora. Mi dica anche la citazione, Red Room. Oh, porca zozza. Cade una vacca, che casino, vai. Questa è la nostra trave di salvezza. Salta su. Qua. Porca. Vale. Sta arrivando. Già. La morte sta arrivando. Sì, è anche abbastanza calda. Oh, è questo? Ok. Macello. Non vedo che si spacchi tutto in questo modo. Adesso altra trave della salvezza, sì, forse. No. Vai. Più, meno male che il sistema antincendio funziona ancora. Una volta sì che costruivano gli edifici come si deve. Urca, però è diventata un po' elettrica, la situazione qui si è scaldata un po'. Oh. Via, dobbiamo togliere l'elettricità. No.
Dove devo sparare? Si è fatta un po' calda la situazione. Ah, qui ci sarà il quadro elettrico, immagino. Urca bestia. Ok. Permesso. Male che ci sono le luci di emergenza. Ecco fatto. Corri, 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 corri. Hoppla. Come fa bene la ruota, eh? Hop. E hop. 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 Non riuscivo a farla quando avevo 10 anni. Ora proprio. Adesso mi spaccherei l'osso del collo a farla. Vlad aveva terminato la tragicomica esistenza di Vinny con la semplice pressione di un tasto. Povero bastardo. Uff, cavoli di Vinny. Importante Max. Max, dove sei? Max. Di qua, in casa. Max. Urcava. Mi trovò dove mi aveva lasciato Vlad, in una puzza di sangue sul pavimento. Max, coraggio. È ora di svegliarsi. Sveglia. La morte è inevitabile. Il timore che ne abbiamo ci fa evitare ogni rischio e blocca le nostre emozioni. È un gioco a perdere. Senza passione, sei morto. Nessun lieto fine. Ritorniamo al buon Max. È tutta una questione di punti di vista, legata a tempo e luogo, amore e amicizia, vita e morte. Vlad mi condusse all'appartamento di Mona con una pistola puntata alla schiena. Ti ho mancato al vodka e da Vinny. Una terza volta sarebbe davvero imperdonabile. Non possiamo portarlo di sopra. La testa non ci passa dalla porta. Lasciate Vinny alla casa dei divertimenti. È il posto che più gli si addice. Ironia della sorte? Cosa? Come hai potuto perdere la testa per un'assassina che lavora per l'uomo che ha fatto uccidere la tua famiglia? L'amore è proprio cieco. Tutto è soggettivo. Le scelte, le risposte, il bene e il male. Walden spedì i fogli del progetto Valhalla al procuratore distrettuale per spaventarlo. La tua famiglia ne pagò il prezzo. Mona è come me, solo che sta dalla parte sbagliata e sta uccidendo i membri della società, miei alleati. Molto divertente. Non vorrei farlo davvero, ma so come sei fatto e so che non molleresti mai. Einstein aveva ragione, il tempo è relativo agli occhi dello spettatore. Quando guardi dentro la canna di una pistola, il tempo rallenta e la vita ti passa davanti in un baleno con tutte le sue ferite e le cicatrici. Puoi vivere una vita intera in una frazione di secondo. Del resto, ogni gentiluomo è sempre pronto a vendicare gli insulti alla propria signora. Tu hai ucciso la Winters. Ops! Eh già, abbiamo fatto fuori la sua donna. La terza e ultima fase onirica. Nel sogno ero come un fantasma invisibile che aleggiava sul mio corpo. Detective Payne, il capo è già qui. La sta aspettando dentro. Spero per lei che non abbia ancora mangiato. Brutta storia. Ok, facciamo una pausa con annessa pausa natura tra poco. Adesso recupero i messaggi. È rimasto buggato per niente. Vedi, voleva sopravvivere, povero Vinny. Non era un bug, era istinto di sopravvivenza del pop. Ripupupazzone, già. Rest in pieces. Ammetto che il doppiaggio del cattivone non rende tantissimo italiano, però. Un po' russo anni 80, dai. Tra doppiaggio da russo anni 80. Mancava, dice anche in questa narrazione, nessuno ha questo tocco. Veramente, nessuno ha più questo tocco, Arche. Anche a me mancava tanto, in effetti. Ho portato in live proprio per quello. Ma davvero, questo tocco in più che lo rende unico. A tra poco, ragazzi e ragazze.
Rieccomi, grazie per l'attesa, ragazzuoli e ragazzuole. Ne servirebbero di più di giochi stile noir in Shadow. Concordo, ragazzuoli. Concordo, davvero, sì. Eh sì. Non sono molti, in effetti. Poi viene in mente il più famoso tra tutti, LA Noir, Los Angeles Noir. Però sono pochi. Mancano, sì, anche a me. Invece, per quanto riguarda voi, qual è il gioco che vi è rimasto più impresso a livello di narrazione? Eh sì, questo ti coinvolge davvero tanto, concordo, Arche, veramente. Mi piacciono anche molto queste fasi oniriche. Un omicidio passionale. Questo caso è tuo, Payne. Sei l'unico in grado di risolverlo. Un proiettile in testa. L'assassino stava cercando una risposta, ma lo stava facendo nel posto sbagliato. Doveva cercare nella sua testa. Il sospetto è pronto per il confronto. Dovresti darti una mossa, Payne, o lo perderai. Dannazione, lo stiamo perdendo. Diamogli 6 milligrammi di speranza. Carica! Milligrammi di speranza. Libera! Niente, ancora, 300! 300, carica! Sono anche divertenti. Libera! Niente. Dottore, ancora una volta, 350, carica! Libera! Ancora nulla. L'abbiamo perso. Ora del decesso, 2:30 del mattino. Ops. Vediamo se si possa interagire anche con gli armadietti. Anche l'interazione era ottima in questo titolo, comunque. 2003. Espressione appunto che era il 2003 quando è uscito. Cavoli. Potevano aprire cassetti, fare quello che si voleva delle persone che si incontrano in giro. Tipo il tizio di prima che ci stava interrompendo la visione di Dick Justice, che, al quale abbiamo dato un bel sonnifero al piombo. E insomma, non male. Interazione di alto livello. Polizia, getta la pistola! Cosa hai intenzione di fare, amico? Siamo tutti colpevoli. Ai. Muori, Max. aveva tinto i capelli di rosso. Vengono in mente le frasi. Gli caduti. Sono stato incastrato. Le frasi di indirizzo sconosciuto. Tutta fortuna. Scream and stop sign, staring wild eyes keep on flashing. Poi invece quale titolo è rimasto, dicevo, più impresso a livello di narrazione? Ci stanno anche i Dark Souls, con la narrativa non scritta. Vale tutto, non preoccupati. Nessuno criticherà i vostri gusti, non si è mai usato, né mai si userà. Ti prego, non uccidermi. Hai vinto, lasciami andare, puoi prenderti tutto. Più caro dei miei amici. Tutto quanto, ma non uccidermi. E così vediamo anche cosa è successo. Mio carissimo. Carino, amico. Facciamo un gioco. Sei un giocatore, no? Flashback e flash forward in questo gioco. Semplici. Ben congegnato. Per ogni risposta esatta, toglierò un pezzo di esplosivo dalla tua testa. Se rispondi correttamente a tutte le domande, sarai libero di andartene. Va bene? Ok. Ha giocato anche con lui, Vlad. Le domande riguarderanno la tua trasmissione televisiva preferita. Perfetto. Pronto? La prima domanda. Qual è il nome del nemico di Capitan Mazza da Cilissimo. Baseball? Il demone di Maxwell! Facile! Ben fatto, Vince. E ora, come promesso... Congratulazioni! Mezza bomba è andata. Ma poi esplosa. Risposta e sei libero di andare. Dove ha sbagliato? Va bene, ce la posso fare. Qual è la domanda? Chi ha inventato il demone di Maxwell?
Il dottor Entropia, naturalmente. No, aspetta, che cosa intendi? Vuoi dire nella realtà l'autore della trasmissione? Sammy Waters! Impressionante, Vincent, ma sfortunatamente è sbagliato. No. Il termine di Maxwell è stato creato da James Clerk Maxwell, un fisico britannico del Novecento. È sleale! Oh, cielo! Devi darmi un'altra possibilità! Vinny, Vincent, mi piacerebbe, ma le regole sono regole. No, no, ti prego! No, ti prego, non uccidermi! No, no, no! Per favore! Visto che bello che... Spaventa, esplosa anche la testa del pupazzo qua vicino. Geniali, geniali veramente. Mitico Sam Lake e tutto il suo staff. Ci stavo pensando, ma davvero non mi viene in mente nulla al momento. Oh, tranquilli, tranquilli, con calma, pardon. Quei pochi giochi narrati bene devono essere rimasti sommersi sotto la miriade di giochi del cavolo nella mia mente. Normale, normale. Ti capisco. Quando si giocano tanti titoli tutti insieme, è normalissimo. Succede anche al sottoscritto. C'è un mio amico che ogni tanto mi chiede: ma come si risolve sta cosa nel gioco? Faccio: ma come faccio a ricordarmi? Ne ho giocati un sacco. Ho capito che ti ho detto che mi piace, ma è così, purtroppo, è così. Ci mancherebbe. Per ultimo dice Jeb, Life is Strange. Oh, mi portasti in live e ti divertisti, eh? E ti commossi anche. Senza lacrimuccio, grande Jeb. Mitico, mitico. Mancano molto le live del Jeb. Le tue live. Sarò eretico, ma i Dark Souls non li riesco a giocare. Ma non ci mancherebbe, Arken. Ma figurati, l'ho appena detto. Non si toccano i gusti. Mi piace vederli giocati. E vedere chi ti ha capito. Chi ne ha capito ingegnarsi per la trama. Ma doverla intuire tutta senza avere certezze non mi piace. Tranquillo, Arken, ci mancherebbe. Il primo probabilmente è stato Silent Hill. Bello. Anzi, Final Fantasy 8. Ah, ancora meglio. Cavoli, giocone. Giocone Final Fantasy 8. Davvero, bello. Ho giocato tanti anni fa, lo giocai quando uscì, più o meno. Ho preso qualche mesetto dopo, ma davvero tanta roba. Il 7 non ci capivo una mazza ai tempi, tutto in English. Esatto. Idem, cioè. Purtroppo io avevo chiesto di fare inglese, le superiori invece mi fecero fare francese. Che palle, non serve a niente il francese. Ma in realtà sì, dai. Come dicevo, serve per gli scherzi, le calcul e la gran merdata. Ecco il mio francese. Shadow dice: il 7 è stato il mio maestro d'inglese. Ho cominciato lì a capirci qualcosa. Grande Shadow. Scusate il francesismo, per prima. Stiamo seguendo Max comunque. E abbiamo visto anche cosa è successo. Questo è bello, eh. Abbiamo visto anche come è morto Vinny e come l'abbia preso in giro il malvagio Vlad. Vlad è qui. Mona Sack. Oh oh. Vladimir Le. Gate è morto. C'era da aspettarselo, nessun rancore. Non è mai. V for Vlad. La Valchiria, la droga. Saremo una coppia brillante. Io sarò il re e tu potresti essere la mia regina. Nei tuoi sogni. E poi ti svegli, grande. Non sei nient'altro che un bandito monco. Prendetela, puttana. Scusate se ho parlato sopra, Tanto sono molto felice che rispetto al primo capitolo nelle fasi oniriche non ci sia da fare salti su travi proprio piccoline, troppo piccole. Urca il labirinto. Max, coraggio, è ora di svegliarsi. Certo. Non sarebbe servito. Il proiettile nella mia testa mi avrebbe portato da te. Buon per Max. Max, coraggio. È ora di svegliarsi. Era bellissima. La odiavo per come mi faceva sentire.
Ora che ero con lei, ero riluttante ad ascoltare le sue risposte. Stai bene? Vlad stava andando alla villa di Wooden. Non fare lo stupido. Non sei in grado di andare da nessuna parte, morirai. Non mi interessa. Questa non è la tua guerra, Max. Stanne fuori. Te lo chiedo per favore. Non meritavo di cavarmela con così poco. Non esistono lieto fine. Tu verrai con me. Era troppo tardi, non potevo fidarmi di lei. Non prima di averci visto chiaro. Adesso che ha scoperto che non ha vendicato del tutto la sua famiglia perché c'era dietro Wooden. Vlad aveva ragione, non c'era scelta. Niente, una linea dritta. L'illusione arriva in seguito quando ti chiedi perché io. E se magari quando ti guardi alle spalle vedi dei rami come un bonsai sfrondato o un fulmine biforcuto. Se avessi fatto una scelta diversa non saresti lo stesso. Tu sarebbe qualcun altro a guardarsi indietro e a porsi domande di tutt'altro tipo. Oh, bella questa sezione. Oh. Wow. Inizia lo spettacolo. Scenderò per primo. Tu coprimi. No, allarme, sono qui. Ma che sfiga. Per fortuna non dobbiamo coprirla, è lei che copre noi. Io so che ci sia una mano. Mitica. Ripetere. L'ho trovata. Max, sto per entrare. Dannazione. Per niente felice Max. Non voleva separarsi in questo modo. Bello, oi, chi è? Ah, uno che semplicemente si apre la porta. Hop. Ma se avessero colpito questo punto sarebbe andata un po' male per noi. Oh, chi è? Ah, è dentro là, ok. Questa che botti. Aiuto. Allora, adesso mettiamo si ricarichi la salute, salviamo, recupero i messaggi chat e poi andiamo. Direi che Max è stato uno dei miei primi per trama. Ah, ottimo. Ottimo Harry Kane. Ah, perché il francese si parla pure? Era un professore che non guardava troppo, badava troppo al sottile, entrava in classe e parlava in francese, quindi un pochettino mi è rimasto. Fate via il Q, non è francese, ma potrebbe. Più o meno. Vada via il Q, vada via il chop. Sempre odiato il Charken, mai capito bene il francese. Colpa della mia prof alle medie, sì, ci contano tanto, Te lo faceva odiare, insomma, ma non era classica che aveva le preferenze. È un professore di cui parlavo prima di tantissimo. Tra l'altro potevi copiare da un altro compagno di classe o da una compagna, magari che per la stessa identica, come si chiama, prova, prendeva magari 7 e a me che gli stavo sulle balle arrivava un 5 meno. Non è che diceva hai copiato, no. Talmente strafatto di antidolorifici che manco i proiettili in faccia sente Max, me ne devo ricordare. Andiamo. Esatto, Shadow, esatto. Oh! Lord e Milady qua. Fallo saltare adesso! Occhio, via da lì. No, non sono più esplosivi. Via. Oh no. Ah, cavoli. Questo fa male. C'era anche una
Gran bella mod per Max Payne, ispirata a Matrix. No, basta, non devo più caricare. Ops. Sta arrivando! Andate che bastardi, ci hanno chiuso dentro. Fallo saltare adesso! Ok, allora. Più a furia poi di giocarlo mi ricordavo quale fosse l'ordine, ma dopo tutti questi anni no. Ok, prima carico questo. Ah, in realtà basta stare qua. Fate i bravi, fate i bravi. Oh, che devo suonare? Il mio tema. No. Già meglio. Max aveva 5 in musica. Meritatamente, però. Niente, adesso non funziona più. Carino, eh. Carino come dettaglio. Salviamo. Facciamo esplodere lui. Porca zozza che volo. Fantastico, fantastico. L'Avok 2.0. Ma suona anche, già mi piace di più. Eh beh, Max è un grande, Max è un grande. Anche con la remix è sempre grande. Sviluppatore. Hanno inserito tutti questi dettagli. Oh! A posto. Occhio. Bastardi! Sopra! Grazie Mona! Scenderò di sotto. No, rimani qui. Io andrò al primo piano, tu vai al secondo. Ok. Non sono sicuro. Arrivano! Ho paura, teme per la vita. Mona Sachs, eccoli qua. Però in realtà è forte. Brava anche lei, direi, eh. Chi sa fare? Dove siete? Oi 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 oi! Cavolo, che male! Curiamoci adesso, prima di procedere aspettiamo che si ricarichi in automatico un pochettino la salute. Grazie Piuma. Credo siamo davanti alla più bella esibizione degli ultimi tempi. Vero Shadow? Pum! Fin su soffitta, 9,9 per lui e premio della critica. Concordo. E poi il bello di tutto ciò è che difficilmente potrebbe ricapitare la stessa cosa. Proprio grazie all'imprevedibilità dell'Avok 2.0. Perché continuo a dire 2.0? Perché alla fine della fiera era appunto la seconda versione dell'Avok, che poi è stata usata pochissimo nei videogiochi. No, voglio vedere il prossimo episodio. Ok. L'ultima puntata di Milord e Miletti è offerta in parte dai prodotti detergenti Canta Smacchia. Fuggì nella notte, dietro di me nell'oscurità. La magione bruciava come la Roma di Nerone. Milord Valentine mi insegnò chi ero veramente. Mi mostrò la vita, il significato di essere una signora. Mi mostrò il mondo che un tempo era nascosto dalle siepi del giardino della mia casa. Mi diede il sole per far crescere il mio bene più grande. Mamma, mamma! Mio piccolo Valentine. Successe tanti anni fa, ma posso sentire ancora... Born to be wild. Miledi, arrivo, eh. Oh, grazie, Piuma, gentilissima, ma
Ma non... Ah, grazie, mi sorprendi sempre più. Grazie mille. Gentilissima. 5 abbonamenti già. Davvero gentilissima prima. Grazie mille. Grazie di cuore. Marrai presso l'abbonamento di Hurricane sul finale di stagione di Milord e Milady. Urca. Oh, che male, che è? Ma bastardo. Mi ha buttato addosso il mobile, ecco perché. E poi? Ma dai, ma che sfiga. Carichiamo, va. Al riparo! Codardo, che cosa? Brutti stronzi. Non si buttano adesso i mobili, non vale. Certo, sparo. C'è qualcun altro? Sì, sopra, evidentemente. Capate questo. Ostrica. Fuori la tua brutta zuccaccia di cavolo. Vediamo se abbiamo le granate. Sì, perfetto. Ti è. No, sono un cretino. Attenzione. Facciamo una bella cosa allora. Per prima cosa facciamo esplodere tutto da dentro. Vabbè, niente. Lo rifacciamo bene. Ok, così. Dick Justice. Qua c'è il buzzuro qua sopra. Uè, sta fermo. Che sei? Ok, stavolta l'abbiamo preso. Ehi, poi? No! Tia. Oh cavolo! Dove sei andato? Ma come si muove veloci? Ma no, ma va all'inferno! Basta, sta fermo! No, non sta fermo! Pensa come va veloce! Forse è arrivata a mona, Grazie. Mi sto dando una mano. Fiu. Sì, è lei, no, lo sto facendo, però non lo so. Questa è che folla. Adesso? Entriamo nel palazzo per cercare Wooden o Vlad. Aia. D'accordo. Yeah. Cavoli. Troppo tardi. Chi è l'uomo che non ha nulla da perdere? Chi è? Ma che sfiga! Oh, ma... Non mi ricordavo così tosta sta sezione. Facciamo una bella roba. Facciamoli venire da noi, dai. Ok. Lasciamo che vengano noi, va. Aspetta, non vanno le facce. Che vitamine prendono? Prodotti detergenti Cantas. Più MVP. È bella questa shot. Chiama il 555 Clean. Prodotti detergenti. Che bello, non si potevano portare 20 armi tutti insieme, vero Shadow? Sì, sì. Decisamente. Gran bei tempi. Un ragazzo. Ok, stavolta l'ho preso. Basta. Ok. Oh, tutti
dallo spazio proprio. Aspettiamo che arrivi Mona a darci una mano. Un sacco di azione kung fu da rimanere senza fiato. Ok, lei ci dà una mano, intanto io cerco un po' di antidolorifici. Ho messo la luce. Vabbè, è il gran finale, ci sta, ci sta. Che si abbia poche, se abbiamo poche risorse. Se sbaglio, scusa. Ciao Johnny, buonasera. Bentornato, come va? Come va Johnny? Se parlare non ti basta. Ciao, ciao Johnny. Le nostre ragazze non vedono l'ora di sentire la. Entriamo nel palazzo per cercare Wooden o Vlad. D'accordo. Ok, loro arrivano da qui. Vado già da dove arrivano è un po' più facile. Ci siamo. Attento! Contatto! Contatto! C'è tutto, contatto! Anche tra di noi. Ok, vatta. Allora, niente, qui non abbiamo più antidolorifici, giusto? Arianna c'è ancora? Facciamo un bel salvataggio rapido. Ok. Senta Johnny. Kashmir. Guarda chi vedo. Esatto, grazie mille a Jeb per essere passato a trovarci e grazie a tutti voi per il supporto come sempre e la compagnia. Non ne vinco una, mannaggia Fiuma, giornata sfortunata, serata sfortunata. Urca, qui non si passa, qui è chiuso. Ok, che bei marmi. Stregheta. Fermo. Uccidila. Granata. Spara. Dove vai? Ah, c'è Mona Sax, ottimo. Vai, dacci una mano. Dai. Più in mezzo per sparare. Ok. Occhio che. Continua. Controlliamo l'altra ala. Bene. Tranquillissima, è bene. Uff. Mamma mia che collezione di cadaveri, non c'è nessuno sotto qualche, sopra qualche esplosivo. No, qui è tutto pericolosissimo. Fermi. Toh, piglia questa. Chiappa di questo, ecco di qua. Ops. Oh, facciamo una bella roba. Può esplodere tutto. Ok. Adios bei marmi, no, sono ancora qui. Buon riposo. Buon riposo eterno. Bella questa stanza però, eh. Molto bella. Adamo ed Eva, è di peccato originale. Aspettate che recupero i messaggi. Tutto nella norma, dice Johnny. grazie a te Jeb. lo so, meglio di testa solo la tua vita. Proprio la grandissima. Neanche i montaggi col cecchino di coda, Shadow, numero qui.
Grazie Nightbot, che ricorda quando sono in live. Questa settimana avevo un bel po' di sonno arretrato da recuperare. Oh, l'hai recuperato, adesso va meglio, Johnny. E in realtà ce l'ho ancora, quindi stasera stacco presto, vai tranquillo. Recupera, recupera tutto il sonno arretrato. Banna che ti passa. Conviene salvare oppure no? Bestia, che strage. E qui dove siamo passati prima? Mi piace che sono i cadaveri in fila. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo, andiamo. Non credo ci sia altro per noi. Non puoi, granata! Occhio le granate. Le usiamo noi, ma le usano anche loro. Ok. Codardo un cacchio, to. Ok. Codardo. Oh, 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 chi è? Eccoti. Bon voyage. Bon voyage. Spara. Non puoi nasconderti! Ho letto bimbi Nutella e già mi viene da ridere. Dannazione! Bimbi Nutella! Buongiorno! Invece che più volgare come me li chiama bimbi minchia. Purtroppo su Twitch non c'è sto pienone di bimbi Nutella come sul tuo. Ti dispiace, Johnny. E ti dispiace. Sul tubo facevi stragi, serie di kill proprio. Anche qui non si è capitata una sola volta, vero Johnny? Un 4 ban tutti di seguito. Bei tempi quelli, ora mi restano solo le medaglie al valore da ammirare. No. Però qualche volta facciamo un giro su YouTube, Johnny, nessun problema. Chiuso. Chiusissimo. Allora, innanzitutto curiamoci. Tosta qua. Cavolo, facevo giocare la difficoltà poi in, a difficoltà massima poi. Basterebbe mettere gli RL, dice Shadow, come categoria per fare strage. Vabbè, quello sì, in effetti. Effettivamente. Prima o poi lo faremo. Poi metteremo in just chatting e via. Sì, era la stessa testa di cazzo con più account. Era uno solo, ok. Tipo Hydra, minchia. Sì, sì, veramente. Cioè. C'è il just chatting. Esatto, esatto, Johnny. Clay, mio carissimo amico. Però dice a tutti così. Non avrei sperato di meglio. Sono così contento di ritrovarci. Sì, signore. Woden e Loro sono nella camera antipanico. Tutto quello che bisogna fare è entrare. Non c'è fretta. Non andranno da nessuna parte. Gli esplosivi sono stati piazzati. Che bestione. Stiamo per fare un'uscita in grande stile. Le guardie del corpo di Woden l'avevano tradito e si erano unite a Vlad. C'era ancora tempo. Non l'avevano ancora preso. La camera antipanico era sul retro della villa. Sta quanti esplosivi, hanno imbottito proprio, eh. Mona Sax e Payne sono già dentro. Sono estremamente pericolosi. Dobbiamo fermarli prima che... Mona era ancora in pista. Beh. Qua è in stile Matrix. Schiva questo. Vabbè, è nome diverso stesso, schifo. Una schivezza proprio. Al terzo account bannato, ha iniziato a scrivere in modi in privato. Ah già, era quello che poi aveva scritto in privato. Peccato ci sia poca gente così. Ah, meno male. Non ci sono più troll di una volta. Questo è verissimo, Johnny, concordo, concordo. Che le altre persone so che concordino. Mancano i mod di i troll di una volta.
una volta ho sbagliato. Pardon. Indirizzo sconosciuto, l'ultima puntata, yeah. Spoiler, per chi non volesse vedere l'ultimo episodio della stagione. Il finale cervellotico della nostra maratona. Respitta il mittente. L'ultimo episodio di Indirizzo sconosciuto. La maratona si chiama Respitta il mittente. Giustamente. Nel poema qualcuno sta di nuovo indossando la mia faccia. Il poeta Poole ha scritto: in questo corridoio di specchi costruito dai bugiardi, sono solamente un pallido riflesso di me stesso. Ero scappato dall'istituto di igiene mentale Fenicottero Rosa. Vagavo senza meta per New York City. John Muir mi aveva trasformato in un assassino. Ero diventato John Muir. Lo ero sempre stato. John Muir. Sì. Mitico Sam Lake. Che finale, ve lo sareste mai aspettato? E niente, anche la maratona Respitta il mittente è finita. Esatto, più ma anche scrivere in privato, uno ti blocca e via, esatto. E sai quando la gente è furbissima? Per i mod però dai, una lipidine, anzi una doppia. Anzi, lipidine coi fiocchi. Per colpa di questa scemenza mi sono fatto uccidere, povero Max, cacchio. Oh, se volete comincio a trollare io. No, grazie. Tranquillo, Shadow. Andateci giro la trottola. Sembra una nuova serie di Celentano. No, John, perché? Questi telefilm hanno trame più interessanti di molti giochi degli ultimi tempi. È vero, vero, vero. Verissimo, Shadow. No. E niente, abbiamo già visto l'episodio. Ti strozzo! Lasciateci vedere le serie di voi in pace, oi! Questo che fa la che ci passò. Wow! Sì, così. Dove sei? Prossimo nemico, è anche utilissima per questa ricarica per farti vedere se ci gira qualcun altro. Prendi questo! Oh no, no, no! No! No, infatti! Wow! Urca, ma c'è. Sono le munizioni del Kalashnikov al massimo. Usiamolo subito. Benvenuto al prossimo livello. Ah, ah, qui è chiuso. Ah. Dicevo poi, adoro quando in videogioco si può inserire un temporale, quindi. Adoro Max Payne 2. Ne è valsa la pena. No, John. Ma non è Max Payne, è Matrix. Furono fortunati, sai, ci arrivano insieme più, ma. C'ho l'altra volta che. Quando Sam Lake, lo sviluppatore del gioco, è stato all'università di Expo, città in cui ha sede, tra l'altro, la Remedy, società che di sviluppo che. Dietro a Max Payne, dicevano che furono anche abbastanza fortunati perché nel 99 uscì Matrix, nel 2001 Max Payne, loro avevano già pensato di introdurre il bullet time, quindi le persone cercavano videogame con il bullet time e trovarono Max Payne, anche in questo modo fu scoperto all'epoca. È anche stata una questione di fortuna. Ho capito che l'episodio l'hai già visto, ma era proprio necessario distruggere il televisore. È giusto, no? La violenza gratuita contro i televisori. Tu non fai così finita una serie. Ma io sempre. Quando finisce una serie su Netflix, sparo la TV e al dispositivo sul quale ho installato Netflix.
Ma no, Johnny, che indirizzo di qui? Perché? Woden è nella camera antipanico, dietro la villa. Oh, bella questa fase, lei da una parte, noi dall'altra. È qua su, ci vediamo lì. Dai, dai, dai. Salviamo. Chiuso. C'è qualcuno dietro di qua? No. Sì, invece è sotto qui. Buon voyage. Eccoci di nuovo insieme a Mona. Vicolo cieco, dannazione. Vieni. Per di qui. Oh, grande. Da questa parte. Mona conosceva la villa, lavorava per Woden. Vlad mi aveva detto la verità. Lavorava al passato, Max. Non Mona, ti incazzare. Aspetta, fermati. Questo è amore. Ah! Che botta. Quando qualcuno ti tira fuori da un rottame in fiamme e non ci speravi più, eri già pronto per morire. Ti avevo detto di non venire. Il mio lavoro consiste nel sistemare questo casino e tu ne fai parte. Getta le armi. No. Questo è amore. Quando qualcuno, non importa quale prezzo, ti mostra che c'è speranza, una scelta, ti puoi gettare la tua. Lo vedi? Non posso farlo. Sei un bastardo. Questo è amore. Vlad! L'amore uccide. Non vedevo l'ora che vi uccideste a vicenda. Non potete avere tutto. Ero già stato lì. Tabula rasa. Rifiutandoti di morire mi fai sentire un incompetente. Fermo. Alfred Woden. Mi dispiace. È abbastanza. Sentì un'esplosione nella mia testa. Il proiettile nel mio cervello si spostò quel tanto da diventare letale. Oh yeah. Capitolo 8, un sentimento conosciuto. Queste morti hanno superato ogni limite. E sono solo all'inizio. È meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. Ti stai vantando troppo. Vecchio demente! Oh. Non è saggio tentare di strozzare uno che è armato. Sentì crescere un sentimento conosciuto. Lo odiamo. Gli diedi il benvenuto. Tutto era di nuovo chiaro. La vendetta. Nessun'altra ambiguità, nessun'altra domanda. Mai che ci sia una pistola quando serve. Eccola lì. Era rimasta un'ultima cosa da fare. Fui costretto a ridare a Vlad la sua pistola. Un proiettile alla volta. Grande Max. Dietro di me, fermatelo e datemi un'arma. Un proiettile alla volta. Recupero i messaggi e poi andiamo verso il gran finale. Ma Tomino si diventa più di me. Vai buona buona. Ma no, un proiettile alla volta, quanto figo. È già bellissimo, bellissimo questo, grande. Fa morire. Fui costretto a ridare a Vlad la sua pistola. Muori. Possiamo
ancora baciarci e fare la pace. Ma... aiuto! Oh, aiuto, scusate. Vabbè. Occhi aperti qua perché scoppia tutto. Sai che mi ha rotolato addosso? Ah, cavoli, ci sono esplosivi dappertutto qua. Possiamo ancora baciarci e fare la pace, ma è un bene che non ci siano donne di mezzo. Complicano solamente le cose. A riparo! Sto scherzando. Hai innescato la bomba! Alla camera! Aia! Se ne aspettassi qua, vediamo. Vediamo, vediamo. Inizieranno a riempire tutta la casa di esplosivi. La crepa. Cavolo. Possiamo ancora baciarci e fare la... Oh, che scemo. Cavoli. Allora. Hola, Cicius. Buonasera, buonasera. Muori, grazie che ben venuto. Tranquillo. Ce l'hanno col povero Max. Possiamo ancora baciarci e fare la pace, ma è un bene che non ci sia. Oh, ma cavoli. Ai ai. Pochissimo. Ok, aspettiamo che si ricarichi il tempo, va. Si ricarichi il bullet time. Il cane ammiccante, occhio. Aspettiamo che si ricarichi la clessidra, poi faccio un bel salvataggio rapido e poi dopo andiamo piano piano, così tanto recupero con calma i messaggi. Ok. Pronti a salvare. E qui niente, è l'unica, dai, una strategia come un'altra. Troppo, qui ha richiesto tantissimi antidolorifici, cavoli. Mi sono anche buttato un po' rotto di collo, Però effettivamente non è che si parte dalla difficoltà facile, in pratica è normale, difficoltà normale, poi pian piano sale. Ok. Partita salvata. Codardo! Ma vai all'inferno, va. Dobbiamo proseguire, sennò rimaniamo chiusi fuori. Possiamo ancora baciarci e fare la pace, Max. È un bene che non ci siano donne di mezzo. Complicano solamente le cose. Quanti bei antidolorifici. Alla camera antipanico! Stanno per saltare in aria! Toh! Maledetti. Ottimo avere a disposizione una camera antipanico, eh? Ok, possiamo salvare. Che strage. Che strage che ha fatto. Stupido Vlad, la pagherai. Abbiamo perso tutte le armi, come potete vedere. Quelle che abbiamo le stiamo recuperando dai cadaveri dei nostri nemici. Che macello. Facciamo così, prendiamone un paio. È imbottito di farmaci, sì, un buon Max Payne, esatto. Con nome così per forza, eh. E poi è bello che si chiamano Pain Killer. Anche il gioco di parole. Oh, stregheta, ho pochissime munizioni per ogni cosa. Non perdiamo 5 spiglie, proseguiamo. Oh, ancora! Non si può rallentare. Pericoloso, sta facendo... No, esplodere tutto, ma bastardo. Granate ne ho? No, cavolo. Hanno tolto tutto, per quello non vale la pena tenere da parte granate o munizioni, meglio consumare tutto. Quindi la papà... Spara così.
Cosa diavolo? Oh madonna, via 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 via. Oh mia bella bambina. Oh, ma muori. Ti piacciono i fuochi d'artificio? Mica tanto. Diciamo che non mi fanno impazzire. Vai, 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 vai. No, maledizione, maledetto, maledizione. Era pronto a finire. Un po' più difficilotto. Ci mandano giù la sorpresina. Vai. Coprimi! Merda! Sì, tu sei una merda. Occhio! Ti piacciono i fuochi d'artificio? No! Faccio rapido anche se la posizione non è delle migliori. Non fa forte. Dove sono i nemici? Oh! Guardalo! Stardo dove se l'è imboscato, eh! Abbiamo un attimo per riprendere il fiato, quindi curiamoci e fai via. Peccato che il film sia uscito uno schifo, concordo Shadow, è inguardabile. Peccato davvero, a volte le storie che funzionano nei giochi, nei film proprio poi è un disastro. Abbiamo a disposizione un casino materiale, sì infatti, non si sa come abbiano fatto un casino del genere. Come abbiano potuto girare una schifezza così. Bruttissimo. Poi c'è anche un buon attore, se non ricordo male, nella parte di Max Payne. È famoso, insomma, cavolo, non mi viene in mente. Però è un attore famoso, giusto Johnny? Poi l'attore non era quel granché, no, non sei neanche impegnato per niente. E va bene. Ora, visto la scienziatura, ho detto, vabbè, portiamo a casa la pagnotta, anche per sto mese. Porca miseria, via, 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 via. Stardio. Eccolo lì. No. Vedete, i corpi reagiscono bene ai colpi che ricevono, in maniera realistica. Quindi colpiamo al petto o le parti basse, reagiscono in conseguenza. Non ricordo il nome, ma ci azzeccava poco, sì, beh, effettivamente sì. Potevano usare l'interprete di Max Payne, è un attore, eh. Il primo era Sam Lake, ma avevano un budget ridotto, quindi a 3D Realms aveva consentito di dire va bene, fate pure voi, date pure voi il volto ai personaggi principali e secondari, voi del team, voi dello staff. Col secondo Max Payne invece avevano a disposizione un budget maggiore, va bene, grazie a cavolo alla Rockstar. Mark Wahlberg, grazie, grazie mille Shadow. Il mondo era fatta da Mila Kunis, tra l'altro conosciuta per essere la doppiatrice di Meg dei Griffin. E quel zozzone, perché zozzone? Non si lava, anche lui è conosciuto come il puzzolo. Eccolo qua, quel bastardo. Cosa diavolo c'è che non va, Max? Perché non muori e basta? Ma perché non muori tu? Odi la vita, sei un miserabile, hai paura di godertela anche solo per un po'. Dovresti essere già morto. Ammettilo, Max. La sofferenza non fa per te. Fatti un favore, arrenditi. Ma vai a cagare, va. Ehi. Che gentili, ci aprono una porta antiproiettile. Via. Oh, guardate quanta roba che ci danno. Avete visto?
Cosa vuol dire quando succede questo nei videogiochi? Questa è la segreteria telefonica del senatore Alfred Wooden. Domanda retorica. Un messaggio. Sono presenti 3 nuovi messaggi. Ascoltiamoli. Wooden, Max Payne, dobbiamo parlare. Sei in debito con me. Sono presenti 2 nuovi messaggi. Alfred, ti avevo detto che non era una buona idea. Posso capire il tuo rimorso, ma non aiuterà Max, peggiorerà solamente le cose. Non sono sicura di poterlo fare. Ti ho detto che abbiamo avuto una relazione. Diavolo, sono pazza di lui. Non sono sicura di potercela fare. Presente un nuovo messaggio. Sto venendo a ucciderti, vecchio. Sai cosa mi fa veramente incazzare, vero? Non ti sarebbe costato nulla dire grazie una volta nella tua vita. Dire Vlad, figliolo. Posso chiamarti così perché ti voglio bene proprio come un figlio. Vlad, figliolo, sei un portento. Tutto quello che tocchi diventa oro. No, saresti morto, vero? Ho finito per fare il lavoro sporco al tuo posto. Dovresti essere orgoglioso. Ho imparato tutto quello che mi ha insegnato. Sto venendo a mostrartelo. Ups. Non avete nuovi messaggi. Lezione importante. Dire grazie ogni tanto. Poi ti dico perché zozzone. Ok, ok, grazie. Poi, che poi gli chiesero a Mark se avesse mai giocato al gioco. Lui disse di no perché dal copione che aveva si sentiva nella parte abbastanza. Così. E si ritorna a perdere. Ops. 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 Si è sentita la grande nella parte. Perché non ho mai giocato Max Payne. Esatto. Esatto, Gianni. Vlad, figliolo, dovevano chiamarti Mida. Sì, era Mida. Io l'avrei costretto al contratto. Sì, in effetti, poi non è neanche... Insomma, è anche abbastanza breve. Il magazine batte i migliori costumi dall'uscita di Le tragiche relazioni di Jonathan Nightingale. Elegance sostiene che il pathos è perfino superiore. Che è abbastanza breve, adesso quante ore sono che ci sto giocando? 8 ore in totale. Sì, che poi però 8 ore no, 7 ore nelle due, ultime 2 settimane, da quando l'ho ricominciato, quindi 7-8 ore. E concludi l'avventura. Assicurativa Castle. Perché la tua casa, insomma, il tuo castello. Per maggiori si fa anche provarlo, eh. Chiama subito 555. Era sto sforzo, 8 ore della sua vita. Col contratto poi che avranno fatto. Grazie piuma, gentilissima. Uie, yeah. Guarda, questi invece sono gli stronzi. Delle gran maleducati. Bella, bella, bella. Questa sezione è tutta molto divertente. Tutta molto divertente. Sentirti dolorifici. Questo era il letto di il povero Wooden. Vediamo se si ricarichino anche le scarpe. E allora salviamo. E questo? Non me lo ricordavo. Aspettate che finisca il quadro. Si vede malissimo. Viene meglio da lontano. Sembra un po' John Mira Wooden. Quanta miseria. Occhio. Uè, uè, uè. Ah, giusto, dobbiamo usare. Dobbiamo usare il coso per. Vabbè, l'ascensore. La carrozzina, aspettate. Ok. Ma vai a cagare, va. Ok, curiamoci. Piano, esagerato un pochettino stavolta, ma pazienza. È la seconda volta che distruggi il mio ristorante. In queste cose sei un irriducibile fanatico, Max. Uno di questi giorni ti farai ammazzare. Che sto stronzo ha richiamato l'ascensore. Oh, ma vai a cagare, Vlad. Ma che stronzo.
Aia. Che maledetto. Curiamoci. È fatto. Buonanotte Ariche, lunga vita e prosperità. Alla prossima. Avete lo stesso colore, ci confondete. Come al solito non capisco un cazzo. No, cos'è successo? Cos'è successo, Jeb? Successo. Ah, ok, ah, lo stesso colore, ho capito. Ci mancherebbe. Andiamo a prendere Vlad. Bisogna restituirgli la sua pistola. Giù. Via. Urca, fantastico anche questo. Bello, notevole questo salto. Tanto di porta che l'ha spinto. GGPP. Toc. Vedete, richiamava l'ascensore da dietro questo armadietto. Due antidolorifici, un sacco di munizioni, dai, Vlad è nostro. Eccoci. Sì, ci siamo. Bella la scena finale. Non preoccuparti, Max, non mi sono dimenticato di te. Attenzione. Va tutto bene, laggiù. Vuoi giocare in questo modo, sbirro? Vuoi fare il ragazzetto, Max? Pensi di essere più furbo? Fottiti! Non temere! Dobbiamo staccare qui! Gli affari! Aiuto! I perni vanno sparati via! Forse l'MQ4! No! Oh merda! Aiuto. E prima mi sono venuti via facilmente. Gli altri vanno. Aiuto, sparati via bene. Ah! Aiuto. No, maledizione! Max! Ok, perfetto. Dai che ne mancano uno o due. Vabbè, aspettiamo la dinamite. Ecco, dai che ci siamo. L'ultimo. Sì, via. Dios, bastardo. E adesso qui bisogna riempirlo di piombo. Probabile. Non mi ricordo più, ma immagino di sì. Oh, ecco fatto, via. È stata Max, mio carissimo, dovevo essere io. Spam! Poi dopo recupero i messaggi, togliamoci in finale. E allora è finito proprio al centro, eh? Si è finito proprio lì. Il passato è come un buco nero. L'unica possibilità è quella di voltarsi e affrontarlo.
ma è come baciare le labbra della propria donna morta, avvolti da un'infinita oscurità. Intanto Vlad brucia. Bella scena, a parte Vlad che brucia, l'altro. Siamo nati per soffrire, morire per le cose cui teniamo, per amore, per le giuste cause. Grazie a lei avevo risolto il caso, il mio caso, ogni cosa, chi in realtà fossi. Andrà tutto bene. Oh, santi Dio, non credevo che avrei mai vestito i panni della fanciulla in pericolo. Era morta. Il proiettile era arrivato al termine del suo viaggio al rallentatore. Attenti, stiamo per entrare. Via, via, via! È quasi mattina. Il risveglio dal sogno americano. Diamine! Dio mio, che cosa diavolo è successo qui? Sono tutti morti. E adesso, come tutti i miei amori, lei è mia per sempre. Mi aveva portato qui, in questo momento di lucidità, quando il tempo rallenta. Scelsi di guardare indietro per vedere me stesso. E in quel momento resuscitai. Qua giù, da questa parte, là! Calma! Oh mio Dio, c'è un superstite! Detective Payne, è ancora vivo! Abbiamo bisogno di un medico qui, adesso! È ancora vivo! Sognai mia moglie. Era morta. Ma andava tutto bene. Grandissimo il finale. Bello, vero Piuma? Fine. Sono state sbloccate altre modalità di gioco. Molto bella anche la musica finale. Tanto un attimo che vado indietro a recuperare i messaggi. In a headlight, staring bleak. Beer cans, deer's eyes. Prendi come se stessi andando a dormire. Notte Johnny, scusa ho visto solo ora, buonanotte, alla prossima. Ciao ciao Johnny. Facciamo la genovese. Ah, con basilico, pecorino e pinoli. E buon pesto. Sì, cioè, ma perché questa musica mi fa venire in mente il fuoco di Prometeo? Mi manca, certo, abbi pazienza, mi spiace, cavoli. C'è un intervallo di note identico. Ah! Idem, Shadow. C'è Madonna, mi sono venuti i brividi, grande, grande gioco. Non la musica finale, la musica precedente, dicevi. Non ce l'ho presente, cavolo, certo, mi spiace, sorry. Sono passati tutti i vari doppiatori, tra cui anche il grande Marco Vanzarotti e Claudio Moneta.
George Broussard, La Freddy Reams, cavolo, che pasticcio. Ecco, Max Payne, nel 97 avranno cominciato a svilupparlo. Il viaggio di Max Payne nella notte continuerà. Ma non fu più sviluppato dalla Remedy. Peccato. Peccato, peccato. Fuoco di Prometeo, un canale sul tubo che trattava argomenti misteri. Ah no, manca Jeb, sorry, scusa l'ignoranza. Tanto saluto a tutti su YouTube, se dovete vedere il video fino a qui, lunga vita e prosperità al prossimo video.